La confisca e soprattutto il riuso sociale di questi beni è la vittoria certamente dello Stato, delle istituzioni che si sono messe in gioco, ma anche dei cittadini. L'investimento delle attività criminali in opere visibili è certamente un messaggio di esercizio di potere nei confronti della collettività che vive in quel territorio. Restituire alla cittadinanza tutta quello che le mafie gli hanno portato via in maniera illegale, con la violenza e con il sangue. Devono essere considerati come un patrimonio territoriale da restituire, quindi come una leva di buon governo del territorio. Diventa disdicevole e controproducente che lo Stato intervenga nel sottrarre patrimoni ai mafiosi, ma che poi questo patrimonio rimanga ad arrugginirsi, ad ammalorarsi. Da beni esclusivi in mano ai mafiosi devono essere restituiti alla collettività e diventare beni condivisi. I beni confiscati sono luoghi che, un tempo appartenuti a boss mafiosi, dovrebbero tornare a essere bene comune. Ma il condizionale, in Piemonte, è d'obbligo. Sono i dati a confermarlo. 1034 particelle pari a 304 complessi immobiliari. Questa è la fotografia del patrimonio sottratto alle mafie in Piemonte. Numeri che rappresentano con chiarezza il radicamento ormai decennale delle mafie nella nostra regione. Nonostante l'imponente opera di aggressione patrimoniale della magistratura, sono molte le ombre che si stagliano sulla capacità di dare nuova vita a questi luoghi. Secondo i dati del Ministero, il 77% dei beni sottratti alle mafie non è ancora stato destinato, una percentuale che posiziona il Piemonte al fondo della classifica per capacità di riutilizzo, sebbene sia la settima regione in Italia e la seconda al nord per numero assoluto. Se la media dei beni riutilizzati a livello nazionale si attesta al 41%, in Piemonte si ferma infatti al 23%. Facciamo un passo indietro per provare a spiegare i motivi per i quali si confiscano beni e patrimoni alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. All'inizio degli anni Ottanta, grazie all'intuizione di Pio La Torre, iniziò un forte impegno del legislatore nel dotare sia le forze di polizia che l'autorità giudiziaria di strumenti utili per aggredire i patrimoni criminali. È lui il padre di questa legge. E lui, da grande siciliano, persona molto attenta, acuta, di grande esperienza, di grande passione, che intuisce com'era importante due elementi. Il primo, mettere nel codice penale il reato di stampo di mafia. Il secondo, che può disturbare, e ha disturbato la sottrazione dei patrimoni ai mafiosi. E quindi Pio La Torre viene spezzato via, viene ucciso. Una legge, passata alla storia come la Rognoni-La Torre, con un'architettura giuridica che pone le basi sul principio della sproporzione tra redditi e patrimonio, colpendo direttamente la sfera dell'accumulazione illecita dei mafiosi. In buona sostanza, quando una persona è socialmente pericolosa, secondo la definizione del legislatore, quando il patrimonio posseduto è sproporzionato al reddito lecito dichiarato e quando manca la prova della provenienza lecita delle risorse finanziarie con cui si è accumulato questo patrimonio, scatta la confisca di prevenzione. Lo Stato vuole colpire finanziariamente il potere mafioso. Per centrare questo obiettivo, si arma di un impianto normativo sofisticato. La giurisprudenza ci dice: siamo di fronte a una presunzione di illiceità dei beni
aggiungendo si tratta di una presunzione relativa. Può essere scavalcata, può essere, come dire, superata da questa prova della provenienza lecita del bene. Ma questo non vuol dire che sia la persona interessata a dover dare la prova. La giurisprudenza ci dice semplicemente che questa persona deve però, come dire, fornire qualche spunto ai giudici, al pubblico ministero, per poter verificare se effettivamente c'è stata questa provenienza lecita. Gli obiettivi sono molteplici, sia di natura simbolica che di natura finanziario-economica. Ma la confisca è anche una bonifica sociale e culturale, perché vuol dire proprio bonificare quei territori, vuol dire liberare quelle altre persone che vivono su quei territori. Vuol dire dimostrare che lo Stato vince, ma vincono anche i cittadini. La dimensione socio-relazionale è complicato da misurare, non è come quella economica che subito se ne percepisce l'impatto, ma noi dobbiamo uscire da quel paradigma, è un paradigma di mercato che sui beni confiscati non può essere applicato. Sottraendo patrimoni ai criminali si riducono le possibilità di reinvestimento di parte di questi patrimoni in nuove attività criminali. Ma anche un'utilità economica, perché diventa un'opportunità di offrire, ad esempio su terreni agricoli, la possibilità di una dignità attraverso il lavoro. Nonostante la portata rivoluzionaria della Rognoni-La Torre, la legge non prevedeva la possibilità di riutilizzo di questo patrimonio illecito da parte della cittadinanza. La 109 del 96 nasce da una grande petizione popolare voluta da Libera. Prima della legge 109 del 96, il destino naturale dei beni definitivamente confiscati era quello di restare nella disponibilità dello Stato per finalità istituzionali. Con l'intervento di Libera si sono affiancate alle finalità istituzionali le cosiddette finalità sociali. Da beni esclusivi in mano ai mafiosi devono essere restituiti alla collettività e diventare beni condivisi. Libera chiamerà la sua prima campagna proprio La mafia restituisce il mal tolto. È uno schiaffo ai mafiosi. Chiunque commette dei crimini, ruba la società, deve restituire. L'evoluzione normativa per rendere maggiormente efficace la confisca e il conseguente riutilizzo ha uno snodo centrale nel 2016, con l'approvazione del nuovo codice antimafia. Con la riforma della passata legislatura del codice antimafia, il legislatore è intervenuto anche sul funzionamento dell'agenzia. Noi nella passata legislatura abbiamo cercato di potenziare, dicevo, sia ridefinendo le competenze dell'agenzia, sia migliorando la capacità operativa dell'agenzia. Il percorso di aggressione patrimoniale è una procedura giuridica complessa. Quando la magistratura accerta che un determinato bene è stato acquistato con denaro illecito, scatta la confisca. Ville, appartamenti, imprese o terreni vengono quindi gestiti da un organo statale creato nel 2010, l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Ma la sottrazione di questa ricchezza è solo un primo passo, a cui si lega quello della destinazione. Centrale, in questa fase, è il ruolo giocato dalle istituzioni locali. La gran parte va agli enti territoriali. In particolare, 8 su 10 vanno ai comuni. Quindi sono importanti per il territorio in quanto strumento di governo. Oltre ad essere la fine e quindi la chiusura, si spera bene, di una politica antimafia, devono essere considerati come un patrimonio territoriale da restituire, quindi come una leva di buon governo del territorio. Anche per la nostra regione, i dati dell'agenzia confermano l'importanza degli enti territoriali nel percorso di riutilizzo. L'86% del patrimonio piemontese è infatti distribuito su 53 comuni. Ma molti sono gli ostacoli da superare per rendere questi luoghi beni di tutte e tutti. E con situazioni a volte difficili, perché il bene è stato consegnato, ma i mafiosi prima di mollarlo lo hanno anche in parte distrutto, l'hanno vandalizzato.
Lì io eredito un debito, perché eredito un bene che è dequalificato, abbandonato, molto spesso danneggiato. Devo spendere risorse importanti per rimetterlo in sesto, e se non lo faccio ho anche la società locale che giustamente mi controlla, mi critica, mi dice: ma non puoi lasciarlo abbandonato, è fatiscente, a questo punto lo lasciavamo così. L'ente territoriale si trova a percepire la destinazione di un bene come un onere irrisolvibile. Probabilmente una delle difficoltà in cui è incorsa l'agenzia, costituita per questa ragione, cioè per amministrare, per gestire i beni confiscati, è dato dall'enorme dimensione del patrimonio sequestrato e confiscato. Il patrimonio in pancia dell'agenzia è qualcosa davvero di unico nel panorama internazionale. Sono tre le difficoltà nel percorso di riutilizzo sociale dei beni confiscati. La prima riguarda i fondi, di cui c'è bisogno per ristrutturare e far partire i progetti. La seconda riguarda il coordinamento tra le realtà che si occupano del percorso di riutilizzo. Il coordinamento e la comunicazione, che spesso sono problematici. La terza riguarda il radicamento delle mafie nel nord Italia. È dovuto a sottovalutazioni, è dovuto a omissioni, è dovuto a inconsapevolezza, e in alcuni casi è anche dovuto a omertà, a paura e a collusioni. Questi elementi che riguardano la lotta alle mafie in Piemonte riguardano anche i percorsi di riutilizzo sociale dei beni. Il Piemonte, sul fronte del riutilizzo di questi spazi, presenta quindi uno scenario con luci e ombre. Proviamo dunque a chiarire il destino di questi luoghi sulla base delle categorie del nostro geoblog, piattaforma online che mappa i beni confiscati nella nostra regione. Confiscato ma non riutilizzato. A Rivoli, in provincia di Torino, una villa di 275 metri quadri, dal valore di 600.000 euro, è stata confiscata nel 2019. Il proprietario è stato condannato nel processo Minotauro per essere a capo della locale 'ndrangheta a Rivoli e anello di congiunzione con settori della politica e dell'economia locale. La villa, ancora non destinata, versa in condizioni di abbandono. Destinato ma non riutilizzato. A Miasino, in provincia di Novara, un castello frutto dell'attività illecita di un camorrista ritorna a essere patrimonio pubblico nel 2007. Nonostante l'esito giudiziario, per diversi anni è stato gestito da una società riconducibile al boss. Sgomberato nel 2015, viene assegnato alla Regione Piemonte per fini sociali. Nel 2021 viene pubblicato un bando per ristrutturarlo. Al momento non è ancora stato restituito alla collettività. Destinato e riutilizzato. In via Chambéry, a Torino, è nata la nuova centrale di coordinamento delle cure palliative dell'ASL. Serve per accompagnare verso una fine dignitosa chi è nella fase terminale della propria vita. Apparteneva a un elemento dell''ndrangheta arrestato nella maxi operazione Minotauro del 2011. Oggi rappresenta appieno il senso della restituzione sociale del patrimonio delle mafie. Come abbiamo provato a rappresentare, ci sono casi virtuosi da valorizzare e sostenere, ma anche numerose situazioni in cui c'è ancora tanto da fare e in fretta. L'Italia dispone di un impianto legislativo unico al mondo per contrastare le mafie sul fronte patrimoniale, ma l'efficacia di questo sistema si indebolisce nella fase dell'assegnazione di questa ricchezza. Eppure, il riutilizzo di questi beni rappresenta un risarcimento doveroso alla società del patrimonio sottratto illecitamente dalle mafie. Dunque, come restituire davvero questo bene comune a tutte e tutti? Da quando utilizziamo i fondi comunitari, abbiamo finanziato quasi 235 milioni di euro per progetti prevalentemente di ristrutturazioni. A livello nazionale, in 25 anni, l'ambito del riutilizzo si è consolidato. In 16 regioni su 20 c'è una normativa regionale specificatamente dedicata al riutilizzo, spesso accompagnata da risorse, spesso basate sul Fondo Sociale Europeo. Cioè, quindi, con minori risorse, anche il Piemonte fa bandi. Il meccanismo per sequestrare e confiscare i beni ha funzionato, ha prodotto moltissimo. Adesso credo sia tempo di un robusto adeguamento del sistema per far sì che questo grande patrimonio possa essere veramente utilizzato come bene comune
e paradossalmente invece non diventi, come dire, fonte di costi di gestione e di perdite, insomma, svilendo un po' quel principio che era a fondamento della legge. L'agenzia non deve soltanto accompagnare l'autorità giudiziaria nella gestione del bene sequestrato, confiscato fino alla confisca definitiva. Non deve soltanto disporre la destinazione del bene definitivamente confiscato. L'agenzia, a norma di legge, ha anche la responsabilità di monitorare l'utilizzo che si fa da parte dell'ente assegnatario di quel bene. Anche se è necessario che il meccanismo non sia solo la confisca del bene, ma il denaro che viene confiscato alle stesse persone, che va a finire in un fondo, noi chiedevamo già fin dall'inizio che ci fosse quel denaro prima per dare ai familiari delle vittime innocenti della violenza criminale mafiosa, secondo il sostegno e percorsi per i testimoni, anche però per avere la base per fare ripartire una serie di attività sui beni confiscati. L'enorme patrimonio di beni sottratti alle organizzazioni criminali vedrà effettivamente un suo riutilizzo e una restituzione alla collettività nel momento in cui, veramente, in maniera continuativa, consapevole, con gli strumenti adeguati, la lotta alle mafie diventerà una priorità del nostro Paese e del Nord Italia.